tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, stasera, dopo ovviamente essere stati dal Don un paio di settimane fa, non potevo far altro che fare una sbarbata tutta extra. E questa la faccio con un sapone che vi vado a presentare adesso e che è Arzachena. Non è una novità all'interno del catalogo di extra. Quello che è nuovo è la confezione, nella quale sono stati aggiunti i quattro mori, la bandiera tipica sarda. E perché ho scelto questo sapone? Perché l'ho comprato lì. Mentre stavo lì, l'ho comprato. E che è successo? È successo che io in realtà volevo comprare freddo. Poi però hanno usato Arzachena e freddo me lo sono scordato. Quindi freddo sarà per la prossima volta. Anche perché volevo comprare anche il bagnoschiuma abbinato, in quanto in testa mia, no, freddo, molta menta, e quindi sarebbe stato fresco anche farsi la doccia in questi giorni di caldo tremendo. Vabbè, comunque in sintesi, ho annusato questo Arzachena e mi sono perso. E allora, intanto andiamo a parlare della composizione, che è la tipica composizione estro, con la differenza che abbiamo estratto di clorofilla. Che fa la clorofilla? Io non lo sapevo, e quindi me lo sono andato a leggere, ma ve lo leggo perché me lo sono scordato già. Sta trionfando come principio attivo in creme, saponi e integratori. È un potente antiossidante, quindi combatte i radicali liberi, con capacità sia antinfiammatorie che antibatteriche, e fornisce eccellenti benefici per la salute. Inoltre è ricca di vitamina A, C e K, che svolgono tutto un ruolo importante per far apparire la perla radiosa, ringiovanita e più tonica. Quindi una specie di elisir dell'eterna giovinezza. Vabbè, vedremo. No, vabbè, è chiaro, è una delle componenti, no? Non è che mi aspetto che la mia pelle cambi, anche perché, voglio dire, è già bellissima così di suo. Comunque, a parte gli scherzi, Arzachena praticamente, al di là di questo estratto di clorofilla, c'ha una profumazione che mi è piaciuta molto perché è tanto tanto erbacea. Ok, quando la annusi senti immediatamente le erbe, poi però quando vai a leggere qui sopra di che cosa si tratta, ti accorgi che effettivamente le note sono tante e le senti tutte. Quindi ci abbiamo come note di testa bergamotto, limone e verde, ok, come cuore lilla, gelsomino, una nota terrosa, violetta e rosa. Quindi ci abbiamo l'agrume, ci abbiamo la terra, ci abbiamo il floreale. Come fondo ambrata, legnosa, legno di cedro, muschio e fieno. Quindi c'è un po' tutto, no? C'è un po' tutto. E quindi la curiosità oggettivamente è andare a vedere com'è. Una volta bagnato, il sapone è nuovo, ok? Ci vado a mettere la solita acquetta che serve a farlo un pochino ammorbidire, e fatto questo vi presento il resto. Ero indeciso stasera tra lui, che è il Fido Gillette King Camp, che vi devo dire, in estate, allora io ritorno stanco dal lavoro e in estate non ho voglia di impegnarmi, quindi quello mi offre una sbarbata così confortevole che lo sto preferendo a tanti altri in questo momento. Dall'alto dei suoi 14,99 € di costo lo sto preferendo rispetto agli altri. Poi alla fine ho optato per il Mercur. Perché? Perché ho detto, ma sì, dai, facciamola col Mercur, che armiamo con delle treat carbon, così andiamo quasi a finire questo pacchetto e poi passiamo oltre, anche se in realtà vi dico ne ho almeno altre 60 di lamette, ma le lamette non sono mai abbastanza, no? Quindi ci andiamo ad armare il nostro regolabile. La barba, come avete visto, non è particolarmente corta, anzi è particolarmente lunga, così lunga che mi comincia a prudere qui sotto, quindi devo andare a spoltire, ok? Adesso lui è chiuso, è al minimo, io lo vado a portare a un 3,5, ok? Questi sono gap ed esposizione, e questa sarà la sbarbata. Come pennello
Extro in sintetico, e devo dire il miglior sintetico che abbia mai usato, perché è efficiente, non mangia sapone, c'ha un buon backbone e una buona morbidezza. Devo dire che per 25 euro è un ottimo pennello, e non lo dico perché sono stato donato, mi piace il mio Yaki, mi piace il mio Roma. Il Roma, beh, il Roma se la batte con questo, oggettivamente. Sono due cose diverse. Il Roma è un pochino più ispido, questo qui è più morbido. Però, insomma, questo qui è molto buono. Poi, evidentemente, Arzachena Aftershave, e poi, per lenire la pelle, ho preso un fluido balsamico che mi ha decantato tantissimo, il buon Matteo sulla pagina Discord del canale, ok? E l'ho preso zero, quindi senza profumazione, perché così lo posso abbinare a ciò che voglio anche di altre marche. È una scelta, avrei potuto prendere una profumazione erbacea piuttosto che una profumazione, insomma. Tra le varie profumazioni che ci sono, quella che più si addice a Arzachena, probabilmente una profumazione agrumata magari, o legno, boh, non lo so, perché questo, i profumi ce l'ha tutti sto Arzachena. Vi devo dire che veramente mi ha fatto passare io avevo annusato freddo, perché poi dopo lì io l'ho annusato tutti i saponi, prima di iniziare il video. Ok? Annusato sto freddo. Ho detto figo freddo, mi piace, perché invece di usare l'eucalipto ho usato la menta, quindi ho un profumo diverso dai soliti mentolati, e quindi mi ispirava tanto. Poi, ecco, ripeto, il fatto che potesse dare una sensazione di freschezza sulla pelle in questo periodo dell'anno forse è il massimo che possiamo desiderare, eh. Come vedete, c'ha una colorazione verdastra che mantiene, e io non mi sono sciacquato la faccia. Voi direte, non ti sei sciacquato la faccia, e c'avete ragione. Acqua bollente. Oh, vi dico già che devo fare un video in spagnolo, perché è un po' che non ne faccio. Andiamo a prendere un pochino di acqua, qui sto già per morire dal caldo, ragazzi. È stato un disastro. Oggettivamente diminuisco il numero di video, anche perché mi prende veramente male a chiudermi dentro al bagno. Perché voi dovete sapere che qui a tetto. Quindi quando mi vado a fare la barba io, giustamente lavorando la sera, praticamente qua dentro ci saranno 1000-1500 gradi. Quindi il sapone quasi vetrifica sulla pelle. Però fa parte del gioco. Oh, nel frattempo, ragazzi, vi dico che sarà il caso che vi iscriviate al canale se il video vi sta interessando. Il montaggio. È pienamente in linea con i montaggi di Extro a cui siamo abituati.
Ho una profumazione che non so dire, ma mi sembra adatta sia all'inverno che all'estate, no? Io ho altre profumazioni di Extro che ancora non ho portato qui in video e che ho acquistato tempo fa. Se avete visto i miei unboxing, c'è Gregory, del quale uso praticamente tutti i giorni il profumo, che ce l'ho, non l'ho ancora portata, su perché la trovo forse un pochino molto forte, invernale, quindi sto aspettando che la stagione sia propizia. Questa invece secondo me è una profumazione adatta sempre. Molto ben bilanciato il connubio tra i legni e l'agrume, no? Che poi sono le due cose veramente a contrasto. Il terroso effettivamente si sente poco, mentre si sente bene, che non so se è la clorofilla che lo dà, ma quel profumo erbaceo. Sono riuscito a farle pure dalla stessa altezza, vedi? Stavo ragionando sul fatto che ho messo la regolazione a 3 e mezzo, non l'ho messa al massimo. Perché? Perché io sono arrivato alla conclusione che la mia è una pelle da 3 al massimo e il mio pelo è un pelo da 3. Se io metto un 6, un 5, insomma, metto la regolazione massima, qualunque sia il numero che la rappresenta, io poi mi devasto. Già così sento che gratta. In fondo questo 3,5 sta portando via tutta questa barba che aveva una settimana e senza difficoltà, quindi non vedo perché andare ad aggiungere aggressività. Io sono un po' di tempo, un po' di mesi che ricerco il comfort. Nelle mie rasature sto sempre di più cercando il comfort, cioè ho bisogno di non impegnarmi troppo. Dici però hai usato il mano libero, è vero, ma quello è un piacere diverso. Fa un caldo immortale.
per questa seconda passata io il rasoio lo metto al minimo, lo imposto al minimo e vado proprio tranquillo, sereno. Eh sì, però l'ho imposto, poi lo devo fare. Se non lo fai, è un disastro. Eccolo qua. A uno. Qui, raga, mi tocca arrivare a me una doccia dopo. Cioè, voi non ci avete idea, sembra che io sia bagnato. Quindi, ve lo dico ma non lo vedrete, mi metterò il dopo barba e il fluido, perché sì, perché ve lo voglio far vedere, ma poi mi faccio la doccia e mi rimetto di nuovo. Allora, con questo settaggio del rasoio è evidente che la terza passata laterale, che di solito faccio solo sulle guance, perché qua sotto mi vado a ritare con tanta tanta facilità, ragazzi. Comunque si può fare senza problemi. Non è assolutamente un problema, no? Con un settaggio così. Andare a fare questa seconda passata no, seconda, terza passata andando a coinvolgere anche le zone un po' più ostiche, no? Oh,
abbiamo ricercato un BBS più visivo che tattile, anche se qui sulle guance c'è, qua sotto in realtà un po' di pelo è rimasto, ma per la direzione in cui va il mio pelo, diciamo che mi ritengo più che soddisfatto del risultato, anche perché non mi sono irritato nemmeno un po', forse un pochino qui, ma sono un po' di giorni e già un po' che mi irrito qua sotto. Però insomma, voglio dire, non c'ho red point, non c'ho niente, è andata bene stavolta. Ok, arzachena, abbiamo agitato, mischiato. Ho qui, nel dopo barba, prevalgono decisamente un pochino di più gli agrumi. Lo facciamo agire, qui in estate così. Ecco qua. Lo facciamo evaporare un pochino. Allora, questa ve la voglio commentare meglio. Anche la rosa qui esce, no? Da quella nota dolce sul finale, i legni invece restano un pochino in sottotono, ma sicuramente, essendo le note di fondo, mi aspetto che una volta evaporato l'alcol poi rimangano un pochino di più. Comunque un profumo molto buono, mia moglie lo ha sentito, ha detto buono questo, quindi voglio dire, anche alla signora è piaciuto, se è piaciuto a lei, è piaciuto anche a me, automaticamente. Vabbè. Comunque, andiamo ad agitare il nostro fluido balsamico zero. Qualche goccia. Idrata, ovviamente non profuma, quindi il profumo resta quello che era di arzachena. Bello, mi piace. C'ha quel pochino di mentolato comunque. Adesso, nel senso, devo dire che non me lo sono letto prima. Infatti c'è il mentolo tra tutte le cose, tra gli ultimi ingredienti, cioè se voi adesso non so se lo leggete, comunque qui, ecco qui, se voi vedete tra i primi ingredienti c'è la mamelide, ci sono insomma le solite cose, e glicerina, e aloe, eccetera eccetera, tra gli ultimi ingredienti ci sta il mentolo che effettivamente si percepisce, ma non è fastidioso, è un mentolo leggero, un mentolato carino, che devo dire in estate ci sta, ma non va a stressare la pelle come quei prodotti, no, nei quali abbiamo il mentolo che la fa proprio da padrone. Qui il mentolo è un ingrediente presente ma non principale, e questo mi piace. Peraltro vi dico che il mentolo va poi a esaltare la profumazione del dopo barba, quindi secondo me, ecco, questo è una scelta vincente per chi vuole usare un prodotto effettivamente per la barba e non di bellezza. Mi spiego, le creme di Extro sono delle creme di fatto che potete utilizzare come crema giorno, crema notte, insomma per chi gli piace incremarsi, quelle sono perfette, no? Vi lasciano la pelle idratata, bellissima, ma non sono un prodotto squisitamente da barba. Questo sì, e mi piace, e ce ne vuole davvero niente, pochissimo. Benissimo, ragazzi. Io ringrazio tutti per aver guardato il video, ringrazio in particolar modo gli abbonati che mi supportano in una maniera più fattiva, e vi ho presentato
Arzachena con i suoi quattro mori, eccoli qui, che si fanno vedere, no? E Arzachena, vi ho presentato, secondo me un ottimo, ottimo sapone, un'ottima, ottima profumazione, ottimo sapone, voglio dire, è un sapone di extra, quindi un sapone che possiamo dire di conoscere nella sua accezione più generale, però c'ha in più questa clorofilla, no? Ma al di là di quello, il profumo è veramente gradevole, tant'è che adesso me lo rimetto dopo la doccia. Io adesso, siccome mi sto a squagliare proprio, cioè c'ho le ghiandole del sudore qui che mi stanno dicendo: amico mio, ho finito l'acqua dentro, quindi bisogna che ti vai a fare una doccia. E quindi adesso io mi vado a fare una doccia. Vi saluto, vi ringrazio e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!